Arresti che hanno visto al lavoro in un periodo di tempo articolato tutte le forze dell'ordine in maniera sinergica e coordinata dalla Procura di Salerno, ma anche una strategia che ha mirato ad aggredire patrimoni illeciti, con sequestri contestuali dei beni per fermare la criminalità colpendo alle tasche. Nell'ambito dei diversi interventi a commento dell'operazione illustrata nella conferenza stampa questa mattina, tutti i vertici delle forze dell'ordine e la Procura hanno evidenziato la nuova strategia attuata da Giuseppe Borrelli e condivisa dalle forze dell'ordine per ottenere risultati. Lo Stato c'è, dice il questore ed il comandante della Guardia di Finanza, che invita la delinquenza a non andare fuori dall'Italia perché anche lì le forze dell'ordine raggiungono e colpiscono, mentre il questore fa un appello agli imprenditori collaborare. Il contrasto patrimoniale può creare un vero nocumento a queste organizzazioni criminali, quindi diciamo la strategia della Procura, diciamo sotto questa, la nuova direzione del procuratore Borrelli, è quella che ad ogni provvedimento cautelare personale sarà abbinato un provvedimento cautelare, perché abbiamo verificato che parecchie volte l'inerzia di tutte le istituzioni operanti nel mondo della giustizia hanno consentito l'accumulo di patrimoni inauditi. Faccio riferimento, perché sono due provvedimenti già pubblici, alle misure di prevenzione, perché non avevamo più una misura giudiziaria applicabile, quindi ci siamo dovuti a forza ancorare al procedimento di prevenzione, uno svolto dalla Guardia di Finanza e uno dalla Polizia di Stato, con riferimento alle posizioni di Citarella e Adiletta, dove complessivamente siamo arrivati a sequestrare in via di prevenzione quasi 500 milioni di euro. Questo vuol dire che lo Stato c'è, in quei territori lo Stato, nei nostri territori lo Stato è presente, abbiamo delle sezioni investigative all'altezza di affrontare qualsiasi tipo di indagine, e chiudo il mio intervento con un appello che rivolgo agli imprenditori: abbiate il coraggio di denunciare, noi ci siamo, la Procura in prima linea è presente, fate denuncia. Denunciate il vostro stato di soggezione all'estorsione. Noi abbiamo valorizzato quanto fatto dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri sotto il nostro profilo economico e finanziario, perché siamo convinti, ed è convinto lo Stato, che l'aggressione a queste consorterie passa attraverso il contrasto patrimoniale. E devo dire, è emerso anche un'altra attitudine di queste consorterie criminali, quella di investire e fare riciclaggio dei loro proventi acquisiti su questo territorio all'estero. Forse pensano che non ci riusciamo ad arrivare, ma ci arriviamo. Il sistema paganese si presenta oggi un modello organizzativo che sotto la direzione della Procura vede tre forze di polizia operare congiuntamente e in maniera assolutamente coordinata su un unico versante. È chiaro che la complessità della criminalità organizzata, che sicuramente continua a trovare l'humus in quello che purtroppo continua a essere attività di spaccio, abbiamo parlato di 10 piazze di spaccio, poi è oggetto di un reinvestimento, di un inserimento, un'attività economica che va a depauperare il territorio.